Inizia questa legislatura e purtroppo non inizia bene perché con tutti i problemi che ci sono da affrontare, non li vado ad elencare, avremo occasione di farlo. Con il ritardo con cui iniziamo questi lavori, perché questa la colpa non è di nessuno, ma la colpa è stata di alcune sezioni in Sicilia che non sono andate come dovevano andare e quindi c'è stato un ritardo. Ma ora la colpa è della politica, la prima votazione non viene eletto il Presidente, questa maggioranza ha 40 parlamentari, quindi ha una maggioranza ampia e a prima votazione si presentano in 34 e quindi salta la prima votazione, quindi è veramente mortificante. La Sicilia aspetta, va bene i ritardi fisiologici, ma anche perché non riescono a mettersi d'accordo con le poltrone, con i sottogoverni, danno questo spettacolo. La cosa grave è che i siciliani poi li votano, cioè, non vediamo niente di nuovo alla luce del sole. Erano così la scorsa legislatura e stanno iniziando così anche adesso. Ma aspettiamo che si finisca tutta questa fase che sinceramente a noi dell'opposizione interessa poco, che è quella delle poltrone, e poi interverremo subito su tutte le problematiche che ci sono, partendo da qual è la posizione della regione e cosa la regione siciliana in concreto sta facendo e vuole fare per le aziende, per le famiglie, per il caro bolletta, perché non è un problema solo nazionale, mondiale, europeo. Intanto la regione qualcosa la può e la deve fare, passando poi per i comuni, gli enti locali e il bisogno che hanno, passando poi per le province, passando poi per i rifiuti, per la sanità, passando poi per tutte le cose che sappiamo, ma di questo ne parleremo ora strada facendo all'interno dell'assemblea man mano che potremo iniziare l'attività parlamentare.